Sí, sin nada igual esta sensación. Estalla el escenario a mi alrededor. El público me aclama por ser el mejor. Y yo ya lo sé, ya lo sé. Siempre preparado para deslumbrar. Comienza la función, esto será genial. Se enciende ya la luz, ese es mi lugar. Y yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, sé, sé. Giovedì 22 novembre 2018 ci troviamo qua in piazza 20 settembre e come vedete sono contornato di bambini perché oggi diciamo si festeggia quello che è stato ricordato il 20 novembre, che è appunto l'anniversario della giornata appunto dedicata ai diritti dell'infanzia. Ecco, sono in compagnia di Elisa Bilancioni, allora, che ha un po' organizzato l'evento. Io, Elisa, ti chiedo di metterci ufficialmente, certo, il pass di questa giornata, perché gireremo su 4 stand laboratori gioco insieme ai bambini. Si parlerà di diritti dell'infanzia, ma non possiamo dire tutto, bisogna seguire questo speciale. Perché abbiamo chiesto ai consiglieri come facciamo a parlare con tutta la città di che cosa, Betta? Di diritti di bambini. Ma voi pensando a dire, se io come bambino voglio andare in città e sentirmi sicuro, io cos'è che vorrei di più? Più piazze. Più piazze, ok, vai. Siamo circondati dai bambini giustamente in questo pomeriggio di gioco, sono in compagnia del Mago Pistacchio, giusto? Ecco, ciao a tutti, ciao. Allora, cosa sta succedendo con tanto di fisarmonica? Perché state cantando, perché insomma vi focalizzate su un qualcosa di particolare in questo stand. Certo, è un diritto dei bambini girare per Fano in sicurezza, vero, grazie, bimbi? Grazie, grazie. Grazie, benissimo. Quindi questo è uno dei 4 punti che stiamo cercando di giocare insieme e di cantare. Noi stiamo condividendo pensieri, stiamo condividendo dei pensieri e delle idee interessantissime. Adesso facciamo anche una canzone. Bo, boro, po, po, a scuola da soli, po, boro, canta qua, po, a scuola da soli, po, lontano, la mia scuola vedo, a ora da soli, io non ci credo. Riproviamo il ritornello, riproviamo il ritornello. Vieni in Italia, come fa, come fa? Vai. 1, 2, 3, 4, po, 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 a scuola da soli, po, 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 a scuola da soli, da lontano, la mia scuola vedo, scuola da soli, io ci credo. Bravi, un applauso! Prendersi cura di chi è più debole. Prendersi cura di chi è più piccolo, prendersi cura di chi ha bisogno di amore, di essere aiutato. Quindi questo gioco ha questo scopo, perciò cambiamo: chi aveva gli occhi chiusi prima adesso li tiene aperti, chi aveva gli occhi aperti adesso li chiude e andiamo in giro per la piazza. Dovete avere fiducia. Questo è il gioco della fiducia. Caro Marco Florio, scusa se ti disturbiamo, siamo qua arrivati come sempre, sempre sul pezzo. Allora, secondo laboratorio di questo pomeriggio, dedicato a che cosa, Marco? All'ascolto e al rispetto degli adulti, da parte degli adulti e degli amici nei confronti dei bambini. Ed è partito un gioco particolare dove, sì, i bambini devono imparare a fidarsi. A fidarsi, perché? Perché è importante nella relazione con gli altri, con gli amici, con i genitori con i bambini, eccetera, è importante il rapporto della fiducia, perché attraverso la fiducia nasce l'ascolto, e l'ascolto è importante perché si instaura, si crea una relazione tale dove il bambino riesce a comunicare, a esprimersi e a tirar fuori le proprie emozioni. Ecco, le proprie relazioni. Mi viene da dire che questo è un gioco che possono fare anche i bambini da casa che ci stanno guardando in questo, certo, momento. Prendono, certo, magari la sorellina, il fratellino oppure il babbo o la mamma. Perfetto. E come funziona questo gioco? Raccontaci in breve. Allora, il gioco funziona così, che uno tiene gli occhi chiusi e il bambino con gli occhi aperti lo guida per la stanza, per la casa, eccetera, e deve prendersi cura del bambino con gli occhi chiusi e fare in modo che questo bambino non gli succeda niente, allo stesso modo di come la mamma si prende cura del bambino o di come l'insegnante si prende cura dell'alunno, eccetera, con sentimento d'amore, con partecipazione e con ascolto reciproco. Esatto, bisogna fidarsi, si vede un bel confronto. A questo punto io mi sento un pochettino preso da questo gioco, se me lo consenti, Marco, prenderei un bambino a caso che mi faccia provare questa ebbrezza di questo gioco. Ok, okay? Allora, vieni, basta, vieni.
accompagna questo signore. Allora, vuoi sapere come ti chiami? Dillo forte. Giulia. Allora, Giulia, mi fai giocare a questo gioco? Allora, io chiuderò gli occhi e tu sei la guida in questo momento di Fano TV che ci deve portare a spasso per la piazza senza farmi sbattere da nessuna parte. Io mi fido di Giulia, eh. Dammi la mano e guidami. Io chiudo gli occhi, eh. Uno, due, tre, vai. Allora, siamo passati da camminare a occhi chiusi a vivere nella pace. Allora, benvenuti intanto su Fano TV, bambini, benvenuta Stefania. Allora, in due parole, che cosa sta succedendo in questo momento? Allora, due parole, cosa è successo fino adesso? Allora, i bambini hanno trovato tanti pezzettini sì. di carta, non sapevano cosa fosse. Li hanno colorati, velocemente, sì. sono stati velocissimi e alla fine abbiamo composto una parola molto importante. Abbiamo composto... Io... Diciamolo forte, bambini, forte, dai, uno, due, tre, io creo la pace. Perfetto. Esatto, che... adesso dobbiamo parlare un pochino, ma ci siamo fatti aiutare pescando altri pezzettini di paroline, ci siamo fatti aiutare da persone che di pace se ne intendevano. E allora abbiamo letto delle poesie del nostro caro Gianni Rodari, abbiamo letto delle piccole frasi di Gandhi, la dichiarazione dei diritti universali dei diritti umani, insomma, quindi abbiamo letto un po' di cose. Chi se ne legge un pezzettino? Dai, prendete un fogliettino e ce lo leggete per tutti, anche per tutto il pubblico di Fano TV. Vai, eccolo. Come ti chiami? Martina. Martina ce lo legge, forte e chiaro, vai. Il cielo è di tutti, gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera. Le stelle, comete, il sole. Brava, facciamo un bel applauso. Allora, noi di Fano TV abbiamo girato i tre laboratori e siamo arrivati, c'è rimasto solo questo, poi abbiamo fatto tutto quanto, siamo stati bravissimi. Poter visitare la nostra città in modo divertente. Allora, intanto il tuo nome, presentati pure. Io mi chiamo Giulia. Allora, Giulia, come funziona questo stand e un po' spiegaci un pochettino, come allora, se arrivassimo a giocare. Ok, allora in questo stand abbiamo cercato di... diciamo parlare di Fano, quindi della piazza, di cosa c'è qui intorno, eccetera eccetera, e i bambini devono rispondere o fare delle attività per cercare di capire cosa c'è intorno a loro in una maniera un po' più divertente. E ci sono anche dei bei disegni che vediamo. Esattamente, qua. Sì, c'è il campanile. Il campanile di Fano. E a proposito di campanile di Fano, c'è anche una bimba che è appena arrivata, ha fatto questo disegno bellissimo. Fai un bel saluto a Fano TV, perché è stata veramente molto brava. Batti 5, sei stata bravissima. Super brava, è vero? Mettiamo il timbro. E poi continuano ad arrivare, perché... Sì, tantissimi. Vieni pure, vieni a portare il tuo foglio, eccoli qua che arrivano. Perché li abbiamo visti, tra l'altro, tutti sulla fontana. Sì. Ci sono messi in postazione sulla fontana con un bel banco di scuola e ci sono messi lì a rispondere e a disegnare. Esattamente, crea sì. ispirazione, si vede. Sì. Anche noi di Fano TV siamo passati in tutti e quattro i laboratori, mi hanno timbrato il mio pass e ora stiamo aspettando la parte finale di questo pomeriggio insieme, dove si parlerà e si trarranno un po' le conclusioni di questo pomeriggio. Allora, Elisa Bilancioni, ci ritroviamo. Noi di Fano TV abbiamo fatto tutti e quattro laboratori, bravissimi. Ci siamo divertiti, abbiamo giocato, soprattutto abbiamo imparato tanto dai bambini, come sempre. Allora, adesso che cosa succede? Soprattutto, dici un po', insomma, come sarà la parte finale di questo pomeriggio. Sì, adesso, dopo che i bambini hanno un po' lavorato su questi diritti, lo dovranno dire agli adulti, perché era questa la richiesta, come poter comunicare quello che noi pensiamo agli adulti. E quindi adesso, quando arriva, insomma, qualcuno di importante a cui comunicare l'importanza di questo pomeriggio, glielo comunicheremo. Ecco, perché ricordiamo che tutto questo è anche racchiuso all'interno del progetto del Consiglio dei Bambini, perché non tutti sanno che c'è un Consiglio dei Bambini. Certamente, c'è un Consiglio dei Bambini, sono tutti rappresentanti di quarta e quinta elementare di tutte le scuole della città, perché il Consiglio dei Bambini sono 30 bambini, ma realmente rappresentano tutti i bambini della città e sono tutti consiglieri, quindi tutti alla pari per riuscire a dare dei consigli e delle proposte al sindaco. Tra l'altro ti chiediamo anche poi magari di fare qualche parola con qualche consigliere
consigliere, soprattutto anche con quelli che sono andati a Ancona con il sindaco proprio sì, due giorni fa. Sì, adesso li troviamo, va bene. Okay. E invece volevo ringraziare anche, se posso, ringraziare tutte le associazioni che sempre ci supportano in queste nostre attività, perché noi da soli logicamente non riusciamo, il comune c'ha tante idee, le mette insieme, certo. Però funge principalmente da coordinamento per una realtà sul territorio che è molto viva, e quindi grazie a tutte le associazioni che sono presenti, che ci stanno aiutando a realizzare questo pomeriggio, e anche un grazie speciale a tutti quelli che ci sono sempre, come per esempio Avis, che comunque in qualche modo ci supporta sempre. A proposito di Avis, io direi a questo punto di chiamare sul campo un bambino un po' cresciuto però questa volta, Marco Savelli, quindi Avis come sempre c'è sempre. Allora, vi avevo promesso che vi avrei presentato una consigliera dei bambini e sono in compagnia proprio di Elisabetta. Ciao Elisabetta, benvenuta su Fano TV. Grazie. Allora, alle nostre spalle si stanno divertendo con questo laboratorio perché vi siete divertiti a giocare, sì. Ma facciamo un passo indietro. Allora, consiglio dei bambini, a tutti i bambini che ci stanno guardando da casa e non solo, che non sanno che esiste questo consiglio, dici un po' in due parole come funziona, chi Bella. Siete. E vi fa conoscere molte più cose sulla vostra città. Sì, in quanti siete? Siete parecchi bambini. In teoria saremo, che croce, 32. E vi conoscete tutti, un modo, venite un po' sì. da tutta la città, quindi un modo per fare anche delle sì. amicizie nuove. Sì, sì. E soprattutto Elisabetta l'abbiamo presa perché due giorni fa, proprio il 20 di novembre, esatto. è andata Ancona con il sindaco, con una bella delegazione, insieme a un altro bambino che si chiama? Leonardo. Con Leonardo, che tra l'altro salutiamo. Okay. Allora, dici un po', che cosa è successo a Ancona? Raccontaci. Quello che è successo è che siamo arrivati, abbiamo parlato di molte cose. Le cose che mi hanno colpito di più è stato il cyberbullismo, che ne abbiamo parlato molto, e tra cui hanno fatto anche un video i ragazzi del liceo. E abbiamo parlato della Convenzione ONU dei diritti dei bambini e dei ragazzi. Siamo andati proprio ad Ancona per quello, perché era 20 maggio, la festa della Convenzione ONU dei diritti dei bambini e dell'infanzia. E il pomeriggio organizzato oggi, proprio oggi, è appunto per ricordare questa esatto, appunto, giornata sì, importante. Sì. E quindi voi bambini avete pensato così di organizzare un pomeriggio di gioco? Abbiamo fatto festa. praticamente quattro gruppi al Consiglio dei Bambini e... Non si sa perché due sono venuti di andare in televisione e due sono andati di fare una festa. Abbiamo unito e siete venuti voi. È venuta sia la festa che la televisione. Esatto. Tra l'altro Elisabetta, guarda, la televisione li ha fatti tutti, noi siete stati esatto. bravissimi. Esatto. Allora, noi ti ringraziamo, sei stata veramente bravissima. Grazie. Prima intervista e ti auguriamo, chissà che magari un domani non puoi diventare un consigliere proprio della nostra, del nostro comune. La scuola è aperta a tutte le menti, anche se tutte sono differenti. Perché siamo qua oggi, lo sapete? Perché martedì scorso è la giornata dedicata alla Convenzione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ONU. Cosa significa? Significa che i governi, tutti i paesi, con quella convenzione si impegnano a promuovere e difendere i diritti dei bambini. Il sindaco Massimo Seri, ecco, proprio qualche minuto fa ha ricevuto tutti i bambini di questo pomeriggio importante dove c'è sempre qualcosa da imparare dai bambini. Sì, sono una sorpresa continua e devo dire anche hanno una genialità, una capacità di cogliere quegli elementi essenziali che alcune volte sfuggono. E francamente sono stati tanti, anche in questi anni, i suggerimenti che ci sono arrivati e devo dire in buona parte abbiamo anche recepito. Ma quello che mi piace sottolineare è che attraverso anche questo progetto della Fano Città delle Bambine e dei Bambini, che non è un progetto per bambini, è un progetto di città, un progetto a cominciare per gli adulti, è un modo di ripensare la città. Lo stiamo facendo gradualmente, con tutte le difficoltà, ma con una trasformazione veramente anche radicale. Abbiamo iniziato in alcuni quartieri con anche bei risultati. E giornate come queste danno entusiasmo, sono uno stimolo, e ogni volta, come dicevo, arrivano sempre idee nuove, molte volte con una semplicità che ti spiazzano, ma che in realtà vedono lontano e colgono quegli elementi che possono fare la differenza. Quindi una bella giornata, ma è anche una bella speranza per il futuro. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questo speciale dedicato a loro. Allora, fate un po' di confusione, per favore. Allora, perché questi sono i veri bambini di questo pomeriggio che si sono divertiti, che hanno giocato, ma soprattutto hanno fatto riflettere tutti i più grandi, noi per primi, anche di Fano TV. Allora, concludiamo insieme, fate un po' voi i conduttori di questo speciale. Allora, concludiamo qui questa giornata dedicata a Fano, città delle bambine, dei bambini. Salutiamo, vai! Ciao!